ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo in un altro video unboxing. Signori, mi è arrivato un altro pacco dalla Cina. Devo ringraziare il sito GearBeast che mi ha spedito, sì va bene, gli scoppiettini. Che mi scoppierò poi da solo. E poi ragazzi, un paio di cose carinissime che costano anche poco. E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque. Ma questo lo vedremo in un altro video, visto che è una figata. Penso abbiate già capito cosa sia. E poi nella scatola c'è un pezzo di carta. Vabbè, col sito GearBeast. E fatto ciò possiamo delicatamente la scatola. Ragazzi, ora andremo a vedere queste quattro scatole e sappiate che dentro ci sono veramente cose fighissime. Per chi esce e magari vuole riprendere delle cose, credetemi ragazzi, vi farò vedere delle cose porca vacca. Il primo oggetto che andremo ad aprire è questo. Allora, intanto vorrei capire... Ah, ecco, guardate, si apre molto easy. Ok, aperto. E tada! Guardate qua. E questo lo vedremo dopo. E poi dentro la busta c'è il libretto che spiega come funziona e che cos'è, no? Intanto, cosa importantissima, ragazzi, è della Xiaomi. È un mini stick che non si allunga. Se vi faccio vedere il libretto, vedete che c'è il simbolo della Xiaomi. E questo serve sia per tenere le action camera, queste cose. O io, in quest'altro pod che ho ricevuto in un altro video, io ho questo coso. Se io lo metto qua e poi vado ad avvitare questa vite, posso andare a mettere in questo pod. Questo non si allunga. Possiamo andare a mettere il cellulare e ragazzi possiamo registrare così semplicemente senza dover tenere le mani sul cellulare. E per me è una cosa utilissima, visto che registro tanti video. Guardate, è sicurissimo. Questo qua lo dobbiamo stringere. E guardate qua ragazzi, c'è poi, vabbè, c'è il coso che va al polso che è elastico. È assolutamente, questa è una cosa che utilizzerò tantissimo, visto che non sempre mi serve quello che si allunga. E come vedete è anche più corto quando lo andiamo a chiudere. Quando non devo allungare niente, questo qua è utilissimo. Anche perché, cioè ragazzi, veramente chiudendolo, se io adesso lo chiudo, sto coso spazio non ne prende assolutamente. Cioè guardate qua, è ancora più corto della mia mano. Quindi questo bellissimo. Ovviamente il manico è in spugna, si tiene abbastanza bene in mano, come vedete è grosso ma non troppo, è grosso ma non troppo. E devo dire mi piace, è solido, diciamo, è abbastanza compatto, è figo. E poi ragazzi, stiamo parlando della Xiaomi. La Xiaomi mi piace un casino, fa cose davvero fighe. Ma dopo questo ragazzi, io andrei a vedere quest'altra scatola. Qua invece, a differenza di questo che è sempre lo stick che non si allunga della Xiaomi, qua dentro c'è lo stick che si allunga della Xiaomi. E magari vi farò vedere anche qualche differenza rispetto allo stick della Blitzwolf. Muniamoci di coltello e apriamo la scatolina, leviamo la cosa protettiva e guardate, la Xiaomi mi piace come fa le scatole, molto semplici ma molto carine, mi piacciono davvero. Lo andiamo ad aprire e ta-da! Eccolo qua il pod, che sia il pod, si chiama pod, boh, della Xiaomi. Devo dire, mi piace. Intanto chiuso, come vedete, è poco più corto rispetto al pod della Blitzwolf. E per aprirlo, sempre allo stesso modo, vedete questi disegni, va girato e si apre. E questa è la lunghezza appunto di questo selfie stick. Apriamo anche questo della Blitzwolf. E come vedete ragazzi, aperti, quello della Blitzwolf è lungo, sì, una decina di centimetri in più. All'estremità ovviamente abbiamo sempre il braccialetto da metterci al polso. E io questa carta la vorrei levare. Intanto chiudiamolo perché così è ingombrante. Leviamo questa plasticaccia Oh, ma è gommato. Figo, 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 figo. Ragazzi, ho levato tutta la carta e questo qua è il pod. Intanto la cosa carina è che il cosino per farci le foto, volendo, lo possiamo staccare in questo modo. Intanto qua vedete, apriamo e andiamo a mettere qua dentro diciamo questo coso, così volendo o lo abbiamo nel pod o ce lo possiamo anche mettere in tasca volendo, no? Lo mettiamo così e qua richiudiamo.
fatto. Quindi, volendo, se abbiamo il cellulare qua, possiamo fare sia le foto dal pod, premendo appunto questo pulsante, ovviamente anche lui Bluetooth, però mi sa che lui, a differenza dell'altro, è sempre acceso. Come vedete, si può levare da questa gommina protettiva, e qui c'è lo scomparto per la batteria, quindi lui è sempre acceso. Sì, è sempre acceso, credo. Lo rimettiamo qua dentro e fatemi prendere il mio cellulare. Allora, se io lo cerco tramite Bluetooth, facciamo ricerca e guardate, l'abbiamo trovato. Vedete, dispositivi disponibile Xiaomi RC. Visto Bluetooth e l'abbiamo trovato. Lo clicchiamo, ok, associazione in corso. Ed eccolo qua, ragazzi, Xiaomi connesso al dispositivo. Apriamo la fotocamera. Adesso, se vado a premere questo tasto, dice zoom avanti. E nonostante si può collegare al cellulare, mi sa questo qua non è pensato per i cellulari. Mi sa proprio di no, perché non fa le foto, quindi per i cellulari no. Nope. Già questo è un punto a sfavore, perché comunque questo lo fa. Ma credo che comunque questo coso non è stato pensato per i telefoni. Infatti, se andiamo a vedere qua sopra, ha l'attacco per andarci a mettere le action camera, ovvero la Xiaomi. E poi l'ultima cosa che non vi ho fatto vedere è che qui abbiamo una levetta che, se abbassiamo, noi possiamo piegare in questo modo, diciamo, questo coso, no? Così l'andiamo a bloccare e lei è bella ferma. Ma questo qua lo mettiamo un attimino da parte, perché adesso l'andremo a provare con questa. Mi è arrivata un'altra action camera, questa volta la Explorer Pro action camera, appunto, che ahimè non è della Xiaomi, però comunque dovrebbe essere anche lei buona. Così si apre, qui abbiamo lo scatolo vuoto che possiamo posare e vediamo cosa c'è dentro. Allora, qui abbiamo uno scatolo proprio, lei l'andiamo a vedere dopo, e in questo scatolo abbiamo tutti gli inserti. Abbiamo questo, che non so bene che cosa sia. Poi, ok, quest'altro inserto per tenere ferma la cosa, l'action camera. Ovviamente lo sportellino per metterla sott'acqua. Questo è un altro inserto, diciamo, a pinza. Ok, tutti inserti, raga. Guardate, è bellissimo, un altro di questi. Questo inserto, ragazzi, credetemi, è utilissimo. Bellissimo, guardate, qua si svita. E questo qua lo andrò a mettere qua. Guarda, vedete come funziona? No, sono una figata questi inserti, perché non si smontano. Lo si va a mettere, diciamo, ad appattare con questi buchi e poi si dovrebbe chiudere. Però io non ho la vite, perché lo meglio. Che troia. Poi, sempre in questa scatoletta, abbiamo un altro filo USB, appunto per attaccare l'action camera al PC. Un altro di questi inserti. Questo qua non ho ben capito la differenza, però un altro di questi inserti. Poi un altro, madonna, quanti inserti. Questo qua è quello che va nel manubrio, diciamo, della bici, o comunque in cose che hanno una circonferenza. Poi abbiamo questo che si avvita dal basso. Ragazzi, gli inserti, credetemi, sono utilissimi. Almeno per quello che faccio io, a me servono. Dipende come cazzo devo mettere il cellulare, servono. No, raga, qui possiamo far diventare, vedete, e il coso della Xiaomi è diventato anche lui, diciamo, con questo inserto qua. Ovviamente sicurissimo, perché sono tutte cose che vanno avvitate. Spettacolo. E poi, ovviamente, le cinghie, il libretto di istruzioni, un cartoncino con appunto il sito www.elefan, proprio. Poi un cavo di acciaio. Guardate, qua dentro c'è un cavo sottile di acciaio che non so bene a che cosa serve. Il panno in microfibra per pulire la lente. E poi un paio di fascette. Pure le fascette. E poi andiamo a vedere lei, la cosa più importante, ovviamente. Andiamo ad aprire. Ok, e abbiamo la nostra action camera già nella sua custodia. Sì, però la devo uscire. È un attimino che picchio tutti. Intanto, ragazzi, qua dentro c'è tipo una spugna. Madonna, è una spugna durissima. Ma che cazzo, è tipo qualcosa di durissimo. Però durissimo, ma credo che serva per, diciamo, per i colpi. Ok, lei si trova pure lei dentro questa spugna. Ok, è per proteggerla. Ok, bravi, bravi, bravi. Diciamo che se anche i corrieri, diciamo, la tirano, la lanciano, lei non si fa niente. E non mi ricordo mai come cazzarola si... Un attimino che non mi ricordo come se leva la custodia. Dovete, ovviamente, spingere questa cosa e andare ad alzare lei, visto?
fatto. E possiamo aprirla. Usciamo. Belli. Da, guarda che carina. E guardate quanto è figa. Ovviamente nella lente ha la pellicola di protezione che andiamo a levare subito subito. Tac. E guardatela quanto è elegante. Allora qui vabbè i tasti per zoomare, suppongo. Poi lo schermino dietro. Sopra ha il tastino ok. Qui davanti ha il tasto per accenderla. Sotto abbiamo la batteria. E da questo lato lo spazio per la micro SD. E poi vabbè gli attacchi per attaccare al computer e bla bla bla. Teniamo premuto questo tastino rosso e accesa. Ta-dan! E andiamo a fare una prova per vedere come si sente l'audio e come registra qualitativamente. Ragazzi, ho messo il full HD a 60 fps, ovvero sto registrando in 1080 e vi faccio vedere come si vede fuori. Vabbè, qui ogni tanto parla, va bene. Non capisco perché, che minchia c'ha da dire. Comunque sentite l'audio, ma l'audio mi piace da morire rispetto all'ultima action camera. Mamma mia, guardate come si vede. No raga, dai, questa qua sì che la utilizzerò. Questa mi piace come si vede, mi piace come si sente. Oddio ragazzi, pare mare. Oddio, guardate i colori. No vabbè, bellissimo. Lì c'è un tempo un po' di cacca, però guardate che bello, davvero spettacolare. Di questa sì che mi piace veramente l'audio. L'ho già sentito, si vede e si sente. Porca vacca. E come vi ho già detto, sto registrando in 1080 a 60 fps. Volendo potrei anche registrare 720p a 120 fps, ma siccome alla fine YouTube è già tanto che arriva a 60, utilizzerò questo, il full HD a 60 invece del 720 a 120. Bello, mi piace. Secondo voi come si vede e come si sente? Volendo la potrei anche utilizzare come webcam. Mi piace. Guardate come si vede bene. Bello. C'è un sole incredibile. Ah, ovviamente questa camera si carica attaccandola al PC ed è scarica, quindi andiamola a caricare. E tornando all'action camera, tramite questo supporto l'ho messa nel pod della Xiaomi, visto che il pod ha questa vite. Se voi mettete all'action camera questa maschera, questa mascherina, no, potete andarla ad avvitare e vedete che è bella sicura. In questo caso l'action camera non è la Xiaomi, perché addirittura la Xiaomi, proprio l'action camera, ha un buco dove è possibile avvitare direttamente nell'action camera. Infatti questo selfie stick è stato pensato proprio per la Xiaomi, per l'action camera Xiaomi. E credo che questo qua si dovrebbe poter collegare anche a questa action camera. Almeno a me non interessa fermare la registrazione dal coso. Quindi la metto a registrare, l'allungo e poi faccio le riprese che mi interessano. Quindi ragazzi, questo è un pod più pensato per le action camera, infatti anche leggermente più pesante. E questo appunto, arrivandovi già con questo, vedete, arrivandovi già con questo inserto, è pensato più per i cellulari, ma devo dire che comunque mi piacciono entrambi e sono solidi, molto solidi, cosa importantissima, e soprattutto veloci da usare. E devo dire, mi piace molto. E dopo aver visto questo, ovviamente ci serve un posto dove andare a posare il tutto. Io appena l'ho vista sul sito della Gearbeast me ne sono innamorato e infatti il sito me l'ha spedita. Guardate qua, ta-dan! La borsetta della Xiaomi, fighissima. Noi la andiamo ad aprire con queste cerniere, tac, e aprendola, ta-dan! Vedete, questa è spugna e possiamo andare a levare questi cosi. Leviamo questo, vedete, abbiamo pure le sagome, un martello tipo, e spugna ovviamente non fa niente, no? E qua ci sono ancora spugne che possiamo levare. E guardate come si presenta, ragazzi. Ta-dan! Vedete? E noi dentro questa borsa possiamo andare a mettere tutti loro, no? Possiamo mettere quello corto in questo modo. E ovviamente ci possiamo andare a inserire anche, vedete, l'action camera. E poi magari anche le viti in questi qua. Raga, veramente, sta cosa è molto molto utile. Perché una volta che la chiudete, avete tutto qua dentro, compatto, non in modo fastidioso. Io questa me la terrò appunto nel cassettino e quando mi serve prendo tutto, proprio pod, quanta macchia. E poi qui abbiamo un'altra tasca con cerniera e in
questa tasca, volendo, possiamo andare a mettere altre cose. Non lo so. Poi aspetta, qui c'è il manualino. Vabbè, sì, il manuale come funde. È tutto qua, ragazzi. Questo è tutto quello che mi è arrivato. Mi manca l'action camera, ma quella ve la farò vedere prossimamente, visto che mi arriverà pure la Xiaomi, la nuova che deve uscire, e lei l'andremo a mettere qua dentro. E mi sa che la nuova Xiaomi è anche superiore rispetto a questa, però ovviamente costa molto di più. In ogni caso, qui sotto in descrizione troverete tutti i link e tutte le varie cose, se siete interessati appunto a vederli o acquistarli. Le cose più fighe, ovviamente, almeno per me, sono assolutamente i due pod, perché sono utili e versatili, ragazzi. Cioè, veramente. Poi vabbè, sta borsetta è comodissima, devo essere sincero. E ragazzi, li ho messi per come andavano messi, ci ho preso un po' di tempo, e come vedete al centro abbiamo il pod singolo, vabbè, il pod che non si allunga, scusatemi, poi qui abbiamo il pod che si allunga, qui l'action camera, qui la protezione per l'action camera per poterlo usare anche sott'acqua, e poi qui dentro abbiamo le due viti, ne ho messe due, una più lunga e una più corta, non lo so, magari mi servono, non lo so, io gliele ho messe. E sinceramente, in questo rettangolino, in questo cerchio, non so che cosa ci va. E sapete che vi dico, ragazzi, io qua dentro in questa tasca ci vado a mettere tutti questi inserti, vedete, che abbiamo in dotazione appunto con l'action camera, tipo ad esempio lo schermino, quello per andare sott'acqua, visto che ci sono due schermini e volendo li possiamo cambiare. Io tutti questi me li metto qua dentro, la chiudiamo e tada! Vedete, abbiamo la nostra borsetta della Xiaomi, ed è anche figo. Ah, che prima non vi ho fatto vedere che è in tessuto, vedete? Molto, molto, molto bella. Tessuto, diciamo, spesso, comunque mi piace, molto figa. Qua dentro, ragazzi, compatto abbiamo tutto. I selfie stick, l'action camera, tutti gli inserti dell'action camera e... chi più ne ha più ne metta. Volendo, qui dentro potreste metterci vostra nonna, e nella tasca della cerniera magari ci mettete le lasagne, così volendo, se siete affamati, avete la nonna che vi può preparare da mangiare e le lasagne. Ok, la smetto. E detto ciò, ragazzi, io spero tantissimo che quel video di oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Come detto prima, qui sotto in descrizione troverete i link per tutti questi prodotti. E nulla, ragazzi, io vi ringrazio sempre per aver visto il video. Vi voglio bene, ad un prossimo video e ciao ciao! E PS, nel prossimo video andremo ad unboxare il T-Book. E penso abbiate capito cosa sia.